Buongiorno a tutti da Olivetti, presso l'Officina H, dove è in corso la mostra sui 110 anni di innovazione. Innovazione che è il filo conduttore di questa azienda, dalla sua nascita fino ad oggi. Facciamo una rapida carrellata di quello che c'è in questo percorso espositivo. Cominciamo dalla prima macchina da scrivere. Andando avanti vedete la lettera 22. Si passa all'innovazione successiva, la famosa P101, il primo calcolatore che nell'esposizione è abbinato al robottino del record dello scorso anno insieme alla rete di Team. Tornando su quello che è il mondo Olivetti, potete vedere una parte fotografica che racconta quello che era la copertura mondiale dell'azienda dagli anni 50 agli anni 70, quindi dagli uffici di New York agli stabilimenti del Sud America o Barcellona. Nel primo video scorrono una serie di filmati d'epoca, grazie all'archivio storico e alla Fondazione Adriano Olivetti, che raccontano invece quello che era la vita di fabbrica e soprattutto il post fabbrica, il concetto di comunità che tanto caro era ad Adriano Olivetti. Fra i vari prodotti che tutti conosciamo c'è sicuramente la Valentine o Valentin a seconda delle edizioni di Ettore Sozzas. Alle sue spalle vedete una raccolta di grafiche e di manifesti pubblicitari. Anche in questo caso il filo conduttore è il segno grafico e sono una collection di attività riprese in giro per il mondo. Proseguendo nell'esposizione abbiamo una serie di banchi dove sono esposti ancora una volta prodotti d'epoca, prodotti attuali. Andando avanti nel racconto, dal passato andiamo verso il futuro. L'Olivetti di oggi l'abbiamo sintetizzata con Digital Future Now, che sintetizza il percorso verso l'innovazione che stiamo intraprendendo. In questo ultimo spazio espositivo potete vedere una sintesi di alcune cose, ne cito due: il micro ninja per formazione ed educazione, coding nelle scuole, e i registratori di cassa nati da un design contest di 2 anni fa. Il design contest di quest'anno è presieduto da Mario Bellini. Mario Bellini che insieme a un altro grande ingegnere era stato il padre della P101. Chiudiamo l'esposizione con questo invito che lega ancora una volta il passato e il futuro. Abbiamo invitato tutti i visitatori a suggerire il claim per l'Olivetti del futuro, scrivendolo con una lettera 22. I più interessanti saranno poi raccolti e pubblicati e, perché no, utilizzati.